ascoltatori di Italia Medievale, oggi abbiamo il grande piacere di presentare un saggio appena pubblicato dalla Terza, dal titolo Italia, Storie di ebrei, storia italiana, di Germano Maifreda. Sono 352 pagine per 24 euro, molto interessante da tutti i punti di vista, quindi io come mia abitudine non rubo tempo ai nostri ospiti, ma lascio subito la parola a Beatrice Del Bo che ci aiuterà insieme all'autore Maifreda a entrare nello spirito e nell'anima di questo interessante saggio. Prego, Beatrice. Grazie, grazie molte dell'invito. Sono molto lieta di poter parlare di questo libro, che è un libro molto nuovo, non solo perché è appena uscito, ma perché è nuovo proprio nella sua struttura e nel suo modo di esporre una storia d'Italia, che è una storia degli ebrei d'Italia, compenetrata con la storia italiana. E quindi è nuovo proprio nel concetto. No, nella concezione di raccontare gli ebrei in questo modo. E la prima cosa che ho pensato è che sono molto invidiosa di Germano Maifreda perché è uno storico dell'economia, quindi ha delle competenze sul lungo periodo che gli storici tout court non hanno, no? Che pian piano, diciamo così, perdono perché si specializzano, no? Su una, età specifica. Che non è l'età medievale o l'età antica o l'età moderna, ma è una sezione dell'età medievale, dell'età antica, dell'età moderna. No? Invece gli storici dell'economia, così come gli storici del diritto, sono portati a spaziare sul lungo periodo, che in questo caso abbraccia una lunghissima storia d'Italia. E quindi tolgo dal campo l'invidia che provo per Germano No, Maifreda ne e hai provo. nessuna ragione. E provo a dire quello che allora ho pensato che Germano volesse dire con il suo libro, cioè intanto come scrive invitarci a smettere di parlare di ebrei utilizzando dei termini che raccoglie, diciamo così, in un elenco che vi riporto. Parlare di ebrei parlando di cristiani contrapposti a ebrei o ebrei contrapposti a cristiani, ghetto, comunità, relazioni, discriminazione, maggioranza e minoranza, che è una relazione pericolosa su cui forse si può tornare anche nel corso di questa presentazione, tolleranza, diversità. E soprattutto ci invita a superare, cito, proprio dal libro, la lunga scissione storiografica tra la storia degli ebrei e la storia generale. Quindi anche invitarci a superare l'uso delle categorie dell'oggi per interpretare, per guardare al nostro passato. E questo mi sembra che sia un insegnamento che dobbiamo raccogliere e che in questo libro è molto bene messo in opera. E quello che ho pensato leggendo questo libro, che è un libro in cui forse il concetto che raccoglie tutto quello che è scritto è la condivisione. La condivisione che Germano Maifreda ci racconta attraverso una serie di concetti di altre categorie che sono, per quello che ho letto io, la convivialità e la convivenza. Quindi che ci siano attraverso l'amore che ci racconta, no, tra donne e uomini, attraverso anche l'alimentazione, attraverso le feste, attraverso i balli, attraverso la musica, che comunque è, dicevo l'altro giorno parlando di questo libro con qualche amico, dicevo è il filo rosso, noi diciamo, no, che lega, invece in questo caso è il filo giallo per richiamare, no, il colore con cui gli ebrei venivano indicati. E quindi il filo rosso di questo libro è esattamente la condivisione, che è una condivisione di spazi, che è una condivisione di mestieri, che è una condivisione di idee, che è una condivisione di letture. E mi è sembrato molto bello che la storia degli ebrei si facesse da storia delle norme, no? Perché noi li leggiamo, siamo abituati a leggerli attraverso le norme, no? Quindi attraverso, diciamo così, anche la giustizia, i documenti che la giustizia ci ha lasciato, ma leggerli attraverso la prassi e quindi attraverso le loro esistenze. E ci sono tante storie di donne e di uomini, perché le donne sono molto presenti in questo libro di Germano Maifreda, e attraverso le voci, che sono poi i titoli, no, dei singoli capitoli che vengono sviluppati nel libro. E queste voci sono appunto maschili e femminili, e quindi
Tornano tanti nomi, no? Quindi Giorgio e Rachele, che forse è la prima grande storia che viene raccontata in questo libro. Poi a me ha colpito per ragioni personali Beatrice De Luna, naturalmente, per il nome, no? Ma anche per la storia. Molto anche l'indemoniata Bortola, per questo suo rapporto con il maestro, no? Di Monocordo, e magari ci dici qualche parola anche su che cosa significa la musica, no? Perché appunto dicevo attraversa tutto il libro. E appunto la lettura della storia degli ebrei attraverso le persone, no? Mark Bloch dice che la storia è la scienza degli uomini nel tempo. Allora, intanto potremmo ampliare questo concetto e dire che la storia è la scienza delle donne e degli uomini nel tempo. Forse dobbiamo cominciare a raccontare così, no? Per Bloch era difficile, per noi adesso invece è diventato consueto, almeno in questo consesso. E quindi dicevo, una storia di amore è una storia di condivisione di spazi. Mi piace molto, no, il fatto che il ghetto sia un luogo per definizione chiuso. Poi la funzione del ghetto, magari Germano ce la può raccontare, no, che è uno dei grandi cliché, forse anche, no, che accompagna la storia degli ebrei. E quindi lo si può leggere in un altro modo. Germano Maifredda ce lo fa vedere, per certi versi aperto, lecitamente o illecitamente frequentato, no? Da Giorgio che va a trovare Rachele, ma che vive comunque una storia, una quotidianità con gli ebrei, no? Con i loro modi di mangiare, di festeggiare. Forse un po' ne approfitta perché Giorgio è un furbo, no? E quindi, no, quando c'è la quaresima fuori dal ghetto, va nel ghetto perché lì invece si può mangiare, no? Perché non è quaresima naturalmente. Quindi sicuramente approfitta, no, della situazione, ma è senz'altro anche, almeno così Germano ce lo racconta, innamorato di Rachele. Quindi mi piacerebbe che magari ci dicessi qualche cosa sulla musica, sulle feste, su come hai individuato questa traccia nei documenti e come hai fatto a seguirla in questa maniera così coinvolgente. Grazie Beatrice, grazie a Italia Medievale, Maurizio Callì, è proprio una bella occasione di iniziare a parlare di questo libro, perché effettivamente è il primo incontro, è la prima volta che io ne parlo anche con degli amici, con dei colleghi, con Beatrice stessa, che è una grande amica, oltre ad essere una grande studiosa, che non ha nulla da invidiare alla mia versatilità, perché lei stessa la applica, fortunatamente. E con cui appunto forse ci siamo detti che stavo preparando questo libro, ma non ne abbiamo mai parlato, quindi sono molto felice di poterlo fare e di iniziare proprio facendolo con voi, con te. Hai toccato tanti punti già molto stimolanti, in particolare mi hai fatto ripensare alla questione, alla famosa domanda di Joan Kelly, questa grande studiosa storica del Rinascimento: le donne hanno avuto un rinascimento? No? Did women have a renaissance? Che è stata una semplicissima domanda che una storica molto coraggiosa ha fatto a metà degli anni 70, grosso modo, che con il solo suo porsi ha cambiato il panorama storiografico mondiale, perché iniziare a domandarsi le donne hanno avuto un rinascimento ha significato iniziare a domandarsi cos'è stata la storia delle donne, ha iniziato anche a domandarsi cos'è stato il Rinascimento. E quindi talvolta basta una domanda agli storici per cambiare la loro disciplina. E lo stesso un po' è la domanda che gli storici dell'ebraismo hanno cominciato a farsi a porsi, anche questo libro prova a porre, cioè cos'è stata la storia degli ebrei e davvero gli ebrei, per esempio, hanno avuto una storia indipendente, separata dalla storia generale, che rapporti ci sono tra la storia generale e la storia degli ebrei? E per esempio, gli ebrei hanno avuto un rinascimento, gli ebrei hanno avuto un medioevo, le categorie che noi usiamo per descrivere la storia generale, si adattano o non si adattano alla storia degli ebrei? Questi sono domande aperte come tante altre domande. Ecco, questo è un libro, credo, che lasci anche molte domande aperte a cui il lettore può provare a dare una sua risposta. Sul tema della musica e sul tema della vita quotidiana, ecco, questo è un libro che effettivamente prova a proporre delle domande, delle chiavi di lettura storiche attraverso
tante vicende di vita quotidiana. Secondo me è un buon modo quello di partire dalle storie concrete delle persone per porre le questioni. E quella della musica, della convivialità e dell'incontro è una chiave di lettura sicuramente importante. Non significa con questo, credo, e io provo a dirlo molto chiaramente dall'introduzione, dare una lettura rosea delle relazioni tra ebrei e cristiani e della storia degli ebrei. Ecco, questo non è un libro, terrei molto a dirlo, che propone una lettura ottimistica, in pink spectacles, come dicono gli inglesi, della storia degli ebrei. Ovviamente ci sono state le discriminazioni, ci sono state le norme che miravano a scindere la convivenza tra ebrei e cristiani, norme ecclesiastiche, ma anche norme civili, secolari. Però poi nella concretezza delle vicende ci si accorge che è sempre storicamente esistita una sfasatura tra la norma e la pratica. E questo è uno dei temi su cui gli storici amano interrogarsi molto, cioè se noi andiamo a vedere poi nel concreto le cose andavano piuttosto diversamente. E il caso della convivialità, il caso dei ghetti, il caso della musica è assolutamente emblematico di questa sfasatura. Ecco, secondo me la cosa interessante di andare a vedere attraverso i documenti che ce le mostrano, le vicende della vita quotidiana, è proprio verificare come è costitutivo forse della storia politica, giuridica, del nostro paese, forse non solo, forse è costitutivo dell'antico regime più in generale, il fatto che tra norme e pratiche ci fosse una distanza. E una distanza forse prevista dalle norme stesse, e comunque una distanza di cui tutti erano consapevoli. Quindi abbiamo norme canoniche, norme civili, il ghetto stesso, quindi dei muri, dei cancelli che venivano chiusi dopo il tramonto, venivano riaperti all'alba e quindi erano pensati per separare, ma poi ci accorgiamo che nella pratica questa della separazione, quindi con tutto un corollario di discriminazioni, distanze, è una possibile chiave di lettura, ma non l'unica. Al punto che molti storici ebrei dell'ebraismo oggi dicono che il ghetto addirittura serviva a tutelare, a salvaguardare, a proteggere l'esistenza della minoranza ebraica stessa. E non è poi così detto che agli ebrei questa distinzione dispiacesse, perché qui abbiamo anche una lettura un po' da maggioranza, no? Cioè, siccome gli ebrei erano distinti, siccome gli ebrei vivevano in un posto diverso, siccome gli ebrei erano confinati, vivevano questa condizione come passivamente come una condizione di discriminazione. In realtà di ogni costruzione identitaria ovviamente fa parte anche la separatezza, e quindi non è detto che la separatezza sia necessariamente espressione da leggere in negativo. E proprio le vicende, per esempio, del ghetto di Venezia lo mostrano molto chiaramente, cioè, come giustamente benissimo diceva Beatrice, un marinaio può andare in ghetto a Venezia e può vivere una condizione di piacere, di convivialità, di cucina, di mangiare comune, di suonare, di ballare assieme, di incontrare la donna che ama, in un contesto in cui questo era proibito. E quindi ricreare dei significati di relazione e anche rispetto alla sua vita personale. Lo stesso però vale anche con la controparte, per la controparte. Cioè, noi abbiamo degli ebrei che accolgono in ghetto un gentile, che gli consentono di sedersi alla loro tavola, alle loro feste, di partecipare alla veglia che precede, per esempio, il momento del bar mitzvah, quindi momenti anche simbolicamente importanti di accesso alla comunità, gli consentono fino a un certo punto di frequentare una fanciulla ebrea, e quindi è da entrambe le parti che ne dobbiamo guardare in qualche misura la socialità, non solo stupirci del fatto che in qualche misura i cristiani vanno in ghetto, ma anche del fatto che all'interno del ghetto c'è un'accoglienza del cristiano.
Fino a un certo punto, perché poi le cose vanno in crisi ed è proprio probabilmente la famiglia della fanciulla, la famiglia di Rachele che vuole scindere questo legame, che poteva essere visto con sospetto e con rischio da entrambe le parti. La musica condisce tutta questa vicenda e anche su questo io penso che la lettura della storia della musica sia ottima per leggere il paradigma che un po' questo libro propone di leggere in generale, cioè noi pensiamo ancora una volta a una musica, a una storia della musica standard, che è quella che procede dalla liturgia, dall'uso monastico della musica e che poi si dirama in un insieme di possibilità moderne. In realtà tra la musica ebraica e la musica, chiamiamola cristiana, la musica liturgica medievale, ci sono delle contaminazioni continue. Secondo alcuni storici, addirittura la musica liturgica medievale, la musica che si usa all'interno della liturgia cristiana, deriva dalla musica ebraica utilizzata in contesti laici e in contesti anche liturgico-ebraici. Quindi non è detto che ancora una volta sia a senso unico in qualche misura la contaminazione. Abbiamo casi di cristiani che vanno ad ascoltare musica nelle sinagoghe ancora nel Cinquecento, trovandola strana, trovandola incuriosente. E allo stesso tempo abbiamo musicisti ebrei che lavorano presso corti principesche, il caso appunto della corte dei Gonzaga, ma anche Venezia stessa. Vediamo musicisti ebrei che suonano, cantano nelle piazze, istruiscono figli di famiglie veneziane, non necessariamente nobili, li istruiscono nella musica, li istruiscono nel ballo e su fino a raggiungere anche gradi molto elevati di formalizzazione, scrivono musica, mettono in musica testi letterari, chiamiamoli cristiani, insomma, o comunque espressi da autori cristiani. In una continua contaminazione anche editoriale. Abbiamo dei libri molto belli di musicisti ebrei che scrivono i loro testi in lingua ebraica e mettono la musica secondo la notazione standard che va affermandosi, quindi leggendosi da sinistra a destra la musica e da destra a sinistra il testo, infusioni anche in progetti editoriali che visualmente proprio ci raccontano questa contaminazione culturale. Quindi la musica è sempre secondo me è una chiave molto bella per capire la storia. Avrei anche un altro esempio, però volevo sentire poi Beatrice, poi magari lo faccio. No, a proposito di quello che dicevi adesso, siccome hai evocato i Gonzaga, e siccome dici più volte, affermi nel libro che non bisogna pensare al rapporto tra i principi, quindi il potere, i governi, tanti governi dell'Italia medievale, no, di cui tu parli e che fanno anche la storia degli ebrei d'Italia, così diversa rispetto alla storia degli ebrei di altri paesi in cui esistono degli stati sovrani più grandi dei nostri, delle nostre città-stato diventati stati territoriali. E a proposito dei Gonzaga, tu dici appunto gli ebrei non sono solo prestatori, non sono, no, smettiamola insomma di leggerli soltanto sotto questa luce, che quindi l'accoglienza degli ebrei da parte degli stati sia se sempre e soltanto esclusivamente legata al fatto che arrivano gli ebrei e quindi arrivano soldi. Ecco, per quale ragione Gonzaga, che se non sbaglio Ludovico I viene scomunicato anche, no, proprio per avere ospitato e per ospitare gli ebrei, ecco, qual è la ragione per cui i Gonzaga rischiano anche del loro e accolgono una comunità che per Mantova è una comunità importante, no? È una delle comunità ebraiche forse più folte all'epoca. Ecco, qual è la ragione di ospitarli, rischiando così, no? E pagando di persona? Sì, questa domanda nasconde una questione ancora una volta storica molto ampia, che è quella del come mai gli ebrei ci sono, no? Che è una domanda un po' complicata e che rischia qualche volta di farci cadere in una specie, in quello che noi storici chiamiamo il funzionalismo, cioè gli ebrei si sposterebbero sempre per qualche ragione. E i principi li ospiterebbero sempre per qualche ragione. Questa, diciamo, visione è ancora una volta il frutto di un costrutto culturale un po' inconscio che noi abbiamo.
cioè queste persone sono in qualche misura collocate nel tempo e nello spazio perché servono a qualcosa. In realtà, secondo me, e secondo anche storici illustrissimi, insomma, che hanno lavorato su questi temi, Giacomo Todeschini in particolare, dobbiamo provare anche qui a fare un cambiamento di paradigma mentale, cioè la presenza ebraica è una presenza nella penisola italiana appunto antichissima, sì. Forse col caso forse di alcune città mesopotamiche la presenza italiana degli ebrei è la più lunga al mondo in un unico stato, secondo i confini odierni di stato, quindi la più lunga presenza continuativa degli ebrei in un'area del mondo è probabilmente proprio quella italiana, sicuramente in Europa comunque, perché gli ebrei giungono in Italia alcuni secoli prima dell'era volgare, si stanziano nei dintorni di Roma e poi continuano, diciamo, nel complesso della penisola a essere presenti fino a oggi. Ci sono alcune aree da cui gli ebrei vengono espulsi, che sono le aree essenzialmente che cadono sotto il controllo spagnolo, quindi Sicilia, Sardegna, Regno di Napoli e Milanese. Però in altre parti d'Italia gli ebrei non sono mai espulsi. Ed esistono, operano, si muovono, hanno una vita culturale, ormai sono state anche edite queste cronache medievali di cronisti ebrei che ci parlano di una vitalità culturale, intellettuale, comunitaria degli ebrei nel corso del Medioevo. Per assurdo, diciamo una cosa molto banale, ma che urta un po' la sensibilità comune, cioè gli ebrei erano in Italia prima dei cristiani. E si sapeva chi erano gli ebrei prima che si sapesse chi erano i cristiani, perché il cristianesimo, per come il cattolicesimo, per come lo intendiamo oggi, quindi con un insieme di testi di riferimento, di diritto canonico di riferimento, si sedimenta, correggimi se sbaglio, Beatrice, sostanzialmente nella seconda metà del primo millennio. Quindi la fisionomia ufficiale, diciamo, dell'identità cristiano-cattolica, la costruzione di riferimenti testuali, di un diritto canonico, diciamo, condiviso, di una Bibbia, di un Antico e di un Nuovo Testamento condivisi, insomma, si sedimenta nell'arco di alcuni secoli. Quando in realtà, invece, i riferimenti normativi degli ebrei erano già abbastanza consolidati. Quindi si può giungere addirittura a questa provocazione, cioè che gli ebrei erano presenti prima, come dire, che gli ebrei erano qualcosa, erano un'identità condivisa prima che i cristiani avessero un'identità condivisa all'interno, per esempio, della penisola italiana. Se la vediamo in questo modo, e torno quindi alla domanda, possiamo semplicemente dire che gli ebrei ci sono, che si spostano, che alcune volte possono essere funzionali a determinati giochi di potere, a determinati giochi dell'economia, possono essere strumentalizzati, come ogni altro ovviamente gruppo sociale, come ogni gruppo professionale, come ogni altra persona, ma dobbiamo un po' correggere questa visione per cui, come dire, gli ebrei si sposterebbero o sarebbero presenti o sarebbero accettati sempre per qualche motivo. Mm-hmm. È chiaro che una volta che ci sono entrano nei giochi della politica e quindi entrano nei giochi dell'economia, entrano nei giochi della società, talvolta a pari grado, perché per esempio Gonzaga ospitavano gli ebrei attraverso, come tanti altri principi, attraverso un sistema di condotte. Le condotte erano dei capitoli che venivano concordati con i principi e che esprimevano rapporti di forza di volta in volta definiti e rinegoziati, che potevano prevedere un range di attività professionali che venivano esercitate, potevano prevedere degli spazi di esercizio del culto, la presenza di cimiteri, che di norma erano a termine, ma venivano più o meno tacitamente rinnovate, e lì si apriva la battaglia, e quindi poteva esserci l'esercizio del credito, delle professioni, della medicina, quindi una pluralità di possibilità all'interno, però, ecco, questo mi pare il punto, di una capacità che gli ebrei hanno di negoziare la loro presenza, di negoziarla anche da posizioni di forza
e di far valere la loro presenza in maniera attiva. Non so se ho risposto. Sì, assolutamente. Allora ne approfitto, se posso, Maurizio, continuo. Allora, accennavi prima alle donne, ne parlavamo entrambe, insomma, delle donne. E mi piace che nel libro, appunto, come tu dici, ci sono delle domande, delle questioni aperte, no? E quindi anche interrogarsi sulla condizione della donna ebrea, delle donne ebree, a dire la verità, se è una condizione migliore rispetto alle donne cristiane, da che cosa possa derivare eventualmente questa condizione migliore, nel senso di più autonomia, no? E di più capacità di azione anche sul piano giuridico, di tutela nei confronti dei figli, che è automatica nel momento in cui le donne diventano vedove e via discorrendo. E mi pare che il punto che rimarchi anche tu sia quello della cultura. Cioè sia quello della conoscenza, del saper leggere, di avere degli strumenti culturali, che l'alfabetizzazione, diciamo, in primis, che tu lo sostieni con qualche dubbio, forse, se non ho capito male, no? Che le donne ebree abbiano un accesso all'alfabetizzazione di più di quanto non lo abbiano le cristiane. Allora, mi sembra dal mio punto di vista, per avere studiato il tema delle donne e della loro alfabetizzazione, no? Quando nell'età medievale le donne cominciano a leggere più di quegli esempi che conosciamo tutti, no? Da Duoda, no? Christine de Pizan, che sono diciamo delle eccellenze, no? In questo campo, e poi sono quelle che conosciamo, perché quelle fonti non è che ci parlino molto. Noi vediamo le donne che cominciano a leggere, cominciano a diventare, come dire, destinatarie, perché lo vediamo attraverso i libri che vengono scritti e che sono rivolti anche a un pubblico femminile, a partire grosso modo dalla metà del 200, no? Che è un processo che vede coinvolte non solo le donne, ma delle altre segmenti della società che prima erano esclusi dall'alfabetizzazione, no? Come per esempio gli artigiani. E questo processo di crescita culturale, che poi per l'età medievale è riservato comunque sempre a un numero ridotto di persone, chiaramente, di donne e di uomini, no? Ridotto, chiaramente, però comporta una crescita di consapevolezza, no? E quindi per gli artigiani da un lato e per le donne dall'altro anche a un manifestarsi diverso nella società. Ecco, quindi io concorderei con te dicendo che sicuramente è il livello di conoscenza e quindi la possibilità di lettura che amplia, no, che consolida l'identità delle donne, quindi la loro capacità di agire, no? Mi sembrava che fosse questa la tua ipotesi, no? Poi sicuramente, da quello che ho capito, le donne ebree acquisiscono questa capacità prima delle donne cristiane per quel che riguarda l'Italia. Era questo che intendevi dire? Sì, è un po' questo il punto. E effettivamente la cosa sorprendente, che sorprende forse molti anche in Italia alla fine dell'Ottocento, questo è un libro che poi arriva fino alla fine dell'Ottocento e segue anche la storia degli ebrei in Italia e dei rapporti tra maggioranza e minoranza fino alla fondazione dello Stato unitario e anche dopo, perché tracciando poi anche il caso di importanti banchieri ebrei, dei rapporti con lo Stato unitario, in particolare seguo la storia di questi banchieri di origine austriaca, i Weishaupt, che si legano a Crispi e costruiscono lo Stato unitario. Comunque la cosa che poi si inizia a scoprire alla fine dell'Ottocento, quando si fanno i primi censimenti seri della popolazione e dei dati, che l'alfabetizzazione delle donne italiane è bassissima, insomma, e questo è un tallone d'Achille ovviamente di lungo periodo della storia italiana, e invece l'alfabetizzazione nello specifico delle donne ebree è altissima. Fino all'Ottocento si riscontra che la quasi totalità delle donne ebree è alfabetizzata, mentre la scarsissima minoranza delle donne italiane nel loro complesso è alfabetizzata. E quindi abbiamo effettivamente un nodo storico importante, misurabile, diciamo, statisticamente misurabile, che merita una spiegazione. E sicuramente le cause che tu hai invocato sono pregnanti. Effettivamente molte donne, poi di fatto molte donne ebree fanno le donne d'affari già nel Medioevo, sostituiscono, affiancano i mariti nella conduzione degli affari,
nella conduzione del banco, laddove gli ebrei prestano denaro su pegno, come del resto facevano anche i cristiani. E ci sono tanti, tanti casi di donne, anche dai processi che emergono come protagoniste dei banchi. Un caso che tutti conosciamo, molto controverso, quello celeberrimo di Simonino da Trento e dell'accusa della calunnia del sangue ai danni degli ebrei trentini della seconda metà del 400, vede molto chiaramente dagli atti emerge che le donne vengono convocate più tardi dal vescovo per deporre sul caso di questa calunnia, di quel presunto omicidio di Simonino, perché devono gestire il banco. Quindi gli uomini vengono convocati e le donne vengono lasciate a gestire il banco, e ci sono gli atti dei processi pubblicati da Anna Esposito e Diego Quaglioni, che dicono chiaramente che la donna gestiva il banco ed era l'unica che lo poteva fare, e quindi non poteva essere sentita, arrestata e imprigionata, perché doveva stare a... Quindi sicuramente c'è questa dimensione degli affari, c'è anche la dimensione, chiamiamola religiosa, poi questo è anche un problema grosso, perché non tutti sono d'accordo sul fatto che l'ebraismo sia una religione. E ci sono alcuni storici che sostengono che sono stati i cristiani a inventare l'identità ebraica come identità religiosa, in un periodo storico specifico che è quello della modernità, cioè il 7 e l'Ottocento. Mentre sarebbe più proprio leggere identità ebraica come identità giuridica, cioè l'adesione a una legge più che a una religione. Quindi, per dire poi l'ampiezza dei problemi. Però il fatto che chiamiamola provvisoriamente la religione ebraica sia una religione molto domestica, nel senso che c'è il momento della liturgia in sinagoga, però il cuore fondante è la famiglia. E la donna nell'ambito della famiglia ha un ruolo essenziale nella trasmissione religiosa e nella trasmissione della lettura del testo, perché sappiamo benissimo che per gli ebrei è fondamentale il saper leggere, possibilmente in ebraico, i testi, il testo biblico, e man mano che si ascende poi i vari gradi della formazione, i testi talmudici e via dicendo. Quindi il fatto che le donne avessero poi un ruolo così cruciale all'interno della trasmissione dell'identità legislativo-religiosa, chiamiamola così, favoriva certamente la loro alfabetizzazione e la loro centralità culturale, identitaria, proprio nella costruzione dell'ebraismo, non tanto nella famiglia come famiglia, ma proprio nella costruzione identitaria. E poi lasciami ricordare l'ultima cosa, la questione della separazione, no? Una cosa che non si è detta, anche recentemente si è ricordato giustamente l'anniversario della legge sul divorzio, no? Che è stata una fondamentale anche in Italia, in cui anche i cattolici hanno iniziato, stiamo parlando appunto dei primi anni 70, a concepire il proprio ruolo politico, no? E giuridico separatamente rispetto alle indicazioni ecclesiastiche, quindi nel referendum sul divorzio hanno votato poi a favore del divorzio. Ecco, una cosa che non si ricorda mai è che gli ebrei potevano divorziare, ovviamente già in epoca medievale moderna esisteva il ripudio, il get, quindi che in teoria era il ripudio dell'uomo nei riguardi della donna, quindi una separazione, un divorzio consentito all'uomo, ma che poi grazie alla prassi giuridica e grazie ai responsa rabbinici diventa sempre più un rapporto, diciamo, di consensuale separazione, sto semplificando. Quindi gli ebrei arrivano all'unità d'Italia potendo divorziare, e quando entrano nello Stato italiano rinunciano alla possibilità di divorziare, perché le leggi e i codici dell'unificazione italiana impediscono il divorzio. Non è un caso che le prime proposte di legge sul divorzio avanzate nel Parlamento italiano nella seconda metà dell'Ottocento siano di parlamentari ebrei, e quindi le donne e gli uomini ebrei, entrando nello Stato italiano, perdono questa fondamentale capacità di divorziare nel momento in cui richiedono che il loro matrimonio sia riconosciuto anche civilmente, naturalmente, e la riacquisiscono soltanto negli anni 70 del Novecento. Quindi è un percorso interessantissimo che si dimentica spesso, che naturalmente riguarda la storia delle donne.
Grazie. Sì, Grazie a te. anche nel Medioevo le donne potevano divorziare. No, non, no, esisteva il divorzio e si è perso dopo, quindi si è recuperato appunto pochi anni fa. Sarebbero tantissime le domande, non so se abbiamo ancora spazio e tempo, perché mi piaceva molto anche questa condivisione dei mestieri, no? Abbiamo parlato di librai, non abbiamo parlato tanto di maestri di musica, ma abbiamo parlato di musica, eccetera. E, abbiamo sfiorato l'argomento dell'alimentazione, no? L'alimentazione è un'altra delle caratteristiche, comunque, ma non degli ebrei, delle caratteristiche della vita quotidiana, no? Ognuno di noi si esprime a tavola in una maniera del tutto personale, che è determinata dalla propria biografia, dai propri gusti, dalla propria cultura, da come è stato abituato in famiglia, no? Ad apprezzare o non apprezzare certe cose, a considerare più o meno importanti queste cose. E all'alimentazione degli ebrei e dei cristiani si può pensare in termini di condivisione, come Germano ha fatto nel suo libro, che non ho mai pensato fosse un libro buonista, ecco, quindi anch'io ho l'immagine che sia un libro che nasce dai documenti, no? E che quindi ci racconti i documenti senza che se li si voglia raccontare appunto con questa patina, no? Di grande armonia, eccetera. È una storia sociale, è sempre una storia di fratture, di conflitti, di condivisione, di aperture, di chiusure, è sempre molto fluida. E mi piaceva quando Germano raccontava per l'appunto delle abitudini alimentari, del partecipare ai banchetti, no? Che ci racconta anche le differenze che costruiscono poi, no? Una socialità che è fatta anche di conoscere, no? La quotidianità altrui, che mi sembra molto interessante, passando dai macellai, che come anche Maurizio sa, ormai sono uno dei miei argomenti preferiti, però è interessante che ci sono degli spazi condivisi, si diceva, no? A Roma Anna Esposito, che tu hai citato prima, che ha studiato gli ebrei di Roma, ci ha raccontato di come macellai cristiani e macellai ebrei convivessero, pure in una norma che li faceva separati per definizione, no? Perché la macellazione degli ebrei è molto diversa, no? La tecnica di macellazione per questioni di legge è molto diversa rispetto a quella cristiana, ma gli ebrei avevano fornitori macellai cristiani, peraltro potevano poi fornire il grasso che serviva per le candele, che sono invece questo mio ulteriore pallino recente, e mi piaceva che ci fosse uno spazio come il campo vaccino, che io mi immagino sempre nella rappresentazione di Turner, quindi ho un'idea, no? Ecco, molto ottocentesca, no? Del campo vaccino, non medievale, del campo vaccino, che però doveva essere analogo in quei tempi, in cui appunto ebrei e cristiani fanno affari insieme, no? Questo mi sembra che sia un elemento che emerge nel tuo libro, no? Che ci sia proprio questa, come una nascita da queste due culture che si incontrano anche dal punto di vista professionale, no? E che quindi ci sia un'armonizzazione in questo caso dei saperi, delle conoscenze e delle tecniche. Sì, le professioni sono un potentissimo coagulo di relazioni. Anche qui si potrebbe parlare tanto dei paradigmi generali, ma credo che annoieremmo i nostri ascoltatori, perché diciamo storicamente c'è una visione un po' ottimistica che ci deriva dall'illuminismo, non so, ma tutti ricorderanno anche le pagine di celebri illuministi sulla borsa di Amsterdam come il luogo in cui tutto si appiana in virtù, in qualche misura, della superiorità del denaro. Non è proprio così, secondo me. Ci sono anche dei nuovi studi che un po' dimostrano che questo mito un po' ottimistica, questa idea del commercio che appiana tutte le differenze. Però sicuramente, insomma, è un motore di relazione infinito questo delle esigenze materiali, quindi del cibarsi naturalmente, e delle esigenze professionali.
È possibile che addirittura il modello della comunità ebraica, intesa come ente proprio giuridico, sia stato improntato sul modello delle corporazioni mercantili medievali, perché c'è un po' anche la domanda da dove derivano i loro modelli, gli ebrei, no? Quando si costituiscono in comunità, quindi eleggono le cariche, creano una cassa comune, creano dei propri rappresentanti, da dove copiano, no? Forse secondo alcuni dai comuni medievali, secondo altri, secondo me anche più a ragione, proprio dalle corporazioni mercantili. Quindi c'è proprio un imprinting anche giuridico, diciamo, corporativo sulla vita degli ebrei. Però poi certamente il vivere comune, il mangiare assieme, certamente il fatto di svolgere delle professioni comuni e fianco a fianco. Quindi anche lì ci sono delle norme, per esempio quelle che prescrivono che un ebreo convertito non possa entrare in corporazioni di macellai per almeno un anno, per almeno 2 anni, per evitare, no? Però allo stesso tempo sappiamo che questo non accade. Oppure appunto la fornitura di carne, sappiamo appunto proprio dal libro curato da Beatrice e da Igor, che avete già presentato, so che c'è proprio un commercio inesausto di carni da cristiani a ebrei, che non sempre rispetta poi le regole della kashrut. Quindi c'è il piacere sicuramente anche del trasgredire le norme, no? Ci sono norme molto severe che impediscono i contatti alimentari, i contatti sessuali tra ebrei e cristiani, e poi dall'altra invece la capacità bellamente di infischiarsene e di costruire una socialità proprio attraverso anche appunto il mangiare assieme. Tra l'altro anche lì poi, non so Beatrice se sei d'accordo, la storia è un po' meno semplice di come la si fa, perché anche i cristiani ovviamente hanno delle regole alimentari che si perdono, si diluiscono, cambiano, ma sono ben presenti, basta pensare al venerdì di magro. E quindi anche queste idee in qualche misura che gli ebrei manterrebbero, no, una separatezza alimentare tramite le regole della kashrut che i cristiani perdono dopo il Nuovo Testamento, non è poi così vera, no? No, Che soprattutto tutto. per l'età medievale sicuramente, quindi senz'altro, hai perfettamente ragione, senz'altro. È stato bellissimo comunque leggere questo libro, ho imparato davvero tanto, è un libro vivo perché ci sono uomini e donne o donne e uomini che parlano e attraverso la penna di Germano, quindi io l'ho letto in 2 giorni. Non so, non mi capita più da Grazie. tanto. Eh beh, Questo è un quindi. bellissimo, bellissimo Quindi. complimento, perché penso che sia la cosa più difficile riuscire a farsi leggere. Quindi, se davvero le cose stanno così e appunto sono Così. certo che stiano così, ti ringrazio. Questo è il più bel complimento che potevi farmi. Direi a questo Eccolo. punto che non resta altro che acquistare il libro e leggerlo perché. Forse è ancora meglio che ascoltare noi che ne parliamo, no? Da un certo punto di vista. Senz'altro. Allora io mi limito a ricordare il titolo, che è anche peraltro molto facile, Italia, Storie di ebrei, storia italiana. L'autore è Germano Maifreda, che è stato con noi insieme a Beatrice Dalbò. L'editore è La Terza, pubblicato da pochissimo, 352 pagine per 24 euro, quindi anche un prezzo accessibile e io non faccio altro che ringraziare i nostri ospiti e ringraziarli tantissimo di questa bella presentazione e di questo interessantissimo saggio. Quindi grazie a tutti, a Grazie Beatrice moltissime a voi. e spero di poter magari tornare a parlarne ancora in presenza quando libereranno le gabbie, apriranno le gabbie, speriamo presto perché ce la si fa più. Un Grazie piacere. ancora. A Grazie a voi, grazie molte. Grazie Beatrice. te.